La chiesa di San Niccolò di Capodimonte del XII secolo è situata lungo il sentiero che conduce alla celebre scogliera di Punta Chiappa. La chiesa romanica fu fondata, secondo la tradizione, nel XII secolo dai monaci di San Rufo, nei pressi di una già presente cappella di San Romolo nel 345. È affiancata all'antico monastero, che nel tempo è diventato ad uso di abitazioni. Abbandonata dal XV secolo per le frequenti incursioni dei pirati, fu nuovamente riaperta al culto religioso dal 1970. Tra le tracce di affreschi vi è la raffigurazione di una Madonna che protegge un'imbarcazione, la Stella Maris, ripresa nel mosaico di Punta Chiappa e oggetto di venerazione durante le omonime festività religiose. Da qui si vede che la costa è molto ripida ed è segnata da notevoli fenomeni di erosione. Scesi al livello del mare troviamo questo piccolo borgo, il borgo di Punta Chiappa, un borgo tipicamente marinaro, e qui vi sono situati gli ormeggi dei pescatori e del battello turistico che va a Camogli. Dopo un tratto di saliscendi nel bosco, eccoci finalmente arrivati a Punta Chiappa, uno scoglio legato alla terraferma che si protrae verso il mare dividendo il Golfo Paradiso dal Golfo Tiguglio. La vista è incantevole, soprattutto nelle giornate terze, e spazia tra Camogli e Genova. Da Punta Chiappa io e Davide, che sta dietro la camera, vi salutiamo, vi saluta anche il nostro nuovo amico. Non perdetevi il prossimo itinerario su Zenazone e non dimenticate di iscrivervi nel nostro canale YouTube. Ciao ciao ciao!